abbiamo visto i duelli che si sono susseguiti fra rapicavoli guerra e pistola, soprattutto fra rapicavoli e guerra, numero 84 e numero 4, eccoli in questo momento, guardate un po' al semaforo come i due si confrontano. Ancora un passaggio sul traguardo, in questo momento rapicavoli lì davanti, guerra che segue e pistola, un po' una scena che abbiamo visto ripetersi in più occasioni. In questo momento, a testimonianza del grande agonismo in pista, la piccola sbandata da parte di rapicavoli e l'uscita appunto della Soratte, è riuscito a tenere in piedi il suo scooter, quindi a condurlo fino alla vittoria. Ancora una volta si affiancano alla staccata dei cimini, si affiancano rapicavoli e guerra, prende le prime posizioni e riesce in un qualche modo a contenere il rivale. E questo è uno invece dei momenti nei quali pistola sembrava in grado di ricucire lo strappo nei confronti del duo di testa rapicavoli guerra. Ancora un'occhiata per quanto riguarda la sbandata all'uscita, appunto alla Soratte da parte di rapicavoli, un punto nel quale in più di un'occasione comunque rapicavoli ha dimostrato di avere qualche difficoltà, probabilmente andava a toccare un punto del tracciato particolarmente difficoltoso, comunque scivoloso. Bandiera a scacchi per rapicavoli, momento assolutamente di gioia per il pilota numero 84, che così ha ripagato alla grande le insoddisfazioni o la sfortuna di un 2017, appunto, che l'ha visto lontano dalla pista. Solo in occasione della gara di Maggiore ha preso parte alle prove di qualifica, ha agguantato una pole, ha strappato letteralmente la pole dalle mani dei rivali. Questa è la partenza, we got the start of T-Max Cup, con appunto Guerra che prendeva il comando dell'operazione, alle sue spalle un super rapicavoli, i tre che cercano di involarsi nei confronti dei rivali, a seguire appunto il gruppetto di Russo, Panfili, Boccardo, qui il passaggio di Filippo Pistola sulla ghiaia. Nel momento del curvone all'esterno ha tentato l'attacco al primo giro, sin da subito ha cercato di riportarsi lì davanti, è mancato veramente pochissimo perché appunto Filippo Pistola non riuscisse a tenere a bada il suo T-Max, invece ci è riuscito alla grande, quindi è rimasto comunque lì dietro. Addirittura ha tentato anche nel passaggio successivo nuovamente di aggredire i rivali sempre all'esterno del curvone. Nella seconda occasione però ha evitato appunto di alzare polvere, ha cercato di mantenere una traiettoria migliore, quindi è riuscito a rimanere totalmente in pista. Ancora qui in questa occasione rapicavoli tallonato da pistola, con guerra che segue i due, passaggio di rapicavoli ai danni di Filippo Pistola, che è costretto ad allargare in questo highlight, e quindi lo segue guerra, riescono a passare entrambi ai danni di Filippo Pistola, con rapicavoli che vediamo in questo frangente transitare sulla linea del traguardo in testa, affiancato in questo momento da guerra. La Campagnana è un momento nel quale appunto in più occasioni abbiamo visto il momento della salita, leggera salita per la Campagnana prima della staccata, che consente appunto riavvicinamenti che possono essere assai pericolosi. Questo è un momento nel quale rapicavoli si volta e cerca di capire dove sia guerra, e alla sua destra e non alla sua sinistra dove si, come lo cercava. Pertanto anche lo stesso guerra si stupisce un po' del momento, sembra non essere convintissimo di passare, poi prende il comando delle operazioni per poi cederle nuovamente a rapicavoli. Evidentemente cercava Diego Guerra di andare ad attaccare appunto rapicavoli alla Roma, momento nel quale si sentiva particolarmente forte. Poi la sbandatina cui abbiamo appena assistito al tornantino, fatto sta che l'ha costretto appunto a cedere le armi anzitempo. Peccato, grandissima gara comunque da parte di tutti e tre.